Piccola premessa prima di incominciare il video. In questo video dovevo usare il Fiat, questo Fiat 1300. Però andando avanti, quando vedrete più avanti nel video, vedrete i veri motivi perché sono passato a questo, cioè al Fiat, al John Deere Serie 7. Quindi incominciamo immediatamente. E salve a tutti e bentornati in un nuovo video. Io sono CausticGaming96 e come di solito continuiamo la nostra partita in Farming Simulator 19. L'ultima volta ci siamo lasciati quando abbiamo trebbiato il campo numero 7 per creare appunto le andane di paglia che ci serviranno più avanti sempre nel nostro allevamento. Quindi oggi è giunto il momento di far cosa? Di imballare le andane. Quindi prendiamo molto rapidamente, ho scelto un mezzo particolare che fa onore a noi italiani. È forse la prima volta in un farming simulator che c'è come licenza ufficiale, e quindi sto parlando del Fiat 1300D. Ebbene, questo piccolino, attenzione, sembra piccolo, ma c'ha una potenza che basta per alimentare l'imballatrice, una delle, forse l'imballatrice più rossa che c'è all'interno del gioco. Ho scelto questa qua quadrata perché è, diciamo, un po' più automatica anche rispetto al caricamento che farò a fine video. Lì vi dico, non farò un video di tutto il trasporto perché è veramente lungo e noioso. Quindi vi farò vedere la prima parte, quindi diciamo il primo viaggio, e quindi nel prossimo video ovviamente vi farò vedere come l'ho sistemata. Ma comunque entro la fine di questo video farò il primo trasporto e vi farò vedere un po' come ho sistemato l'allevamento, la zona diciamo dell'allevamento. Come dicevo, il nostro bellissimo Fiat 1300, che ha la potenza proprio giusta, cioè il massimo che l'imballatrice richiede, mi sembra che è 130 cavalli di potenza. Il nostro trattore ne sviluppa 1300, quindi ho detto devo fare onore agli italiani e quindi ho scelto il mitico Fiat. Quindi saliamo sul nostro trattore, sentite intanto il rombo con il suo clacson classico, e quindi adesso ci posizioniamo sul campo per appunto iniziare l'imballaggio. Quindi ho scelto come dicevo un imballaggio un po' automatico, che non devo stare lì fermarmi, togliere la balla, ok, perché sennò diventa lungo, noioso, e più il caricamento a balle rotonde è molto lungo, ma molto molto lungo, perché bisogna fermare, caricare, così quelle quadrate, essendoci il rimorchio automatico, è molto più veloce, non devo star lì a fare cose strane, e quindi ho scelto di fare una cosa un po' del tutto automatica. Quindi ci siamo posizionati davanti alla nostra andana, ovviamente il lampeggiante, perché quando si lavora i lampeggianti devono essere accesi, e dispieghiamo la nostra imballatrice. Abbassiamo il raccoglierba e accendiamo il tutto. Ok, perfetto, come vedete il trattore inizia a andare su di giri, e quindi partiamo. Ovviamente l'inizio fa un po' fatica perché deve dare tutta la sua potenza nel carico, e questo è il nostro trattorino che sta imballando tutto. Quindi piano pianino andremo avanti.
siamo giunti più o meno alla fine dell'ottava riga. Come vedete, quel Fiat qua ha un po' di problemi, diciamo, sul traino e della funzione dell'imballatrice. Le specifiche dicevano che bastavano, mi sembra, 130 cavalli per far andare in imballatrice, ma come vedete sono proprio strinato. Il trattore fa veramente fatica, infatti viaggia sui 3/4/5 km orari all'ora e è molto, non me lo aspettavo sinceramente. Quindi adesso mi fermo, spengo l'imballatrice e cambio il mezzo perché non ce la fa. Fa molta fatica e quindi ho scoperto a mie stesse spese che quel Fiat qua c'ha delle grosse potenzialità, ma non imballando con l'imballatrice, diciamo, una delle più grosse di tutto il gioco. Siccome vi dico che i cavalli che richiedeva l'imballatrice questo trattore ce li aveva, non mi aspettavo che nel campo questo trattore non ce la facesse. Infatti c'erano dei punti in cui andavo a 0, certi punti andavo a 20, proprio per l'andatura del campo, e quindi siccome ho altri mezzi a disposizione nel mio parco macchinari, cambio il trattore, perché alle lunghe diventa un video molto lungo che non era programmato, pensando che appunto riusciva a farcela. Quindi adesso cambierò il trattore e prenderò il John Deere. Quindi l'abbiamo agganciato e ripartiamo a lavorare, ovviamente a un ritmo leggermente migliore rispetto con il Fiat. Per l'amor di Dio, onore italiano al Fiat perché ha fatto la storia, però con l'imballatrice qua, siccome i campi sono grossi, ho dovuto prenderlo grosso perché sennò nella realtà il video usciva talmente tanto lungo che non finiva più. Quindi ripartiamo ovviamente usando il John Deere, che è una macchina leggermente un po' più performante. Come vedete, dai 3, 4, 5 km orari si sta passando ai 13, 10 km orari. Come vedete è molto più performante e quindi continuiamo la nostra impresa.
Ok, ci siamo quasi, abbiamo finito la stringa, ormai sono gli ultimi metri. Dopo questo inaspettato cambio di mezzi, quindi avete scoperto anche il perché. Adesso cosa farò? Siccome sta iniziando a fare tardi, quindi ho paura che tra un po' diventa buio, cosa facciamo? Quindi scarichiamo tutta l'imballatrice. Vediamo un po' che tasto è perché non mi ricordo mai. Quindi la spegniamo e scarichiamo la nostra imballatrice. Quindi solleviamo il nostro raccoglierba, la chiudiamo e siccome si sta facendo tardi, cosa faccio? Andiamo a dormire così almeno domani ci dedichiamo al, diciamo, al trasporto, ovviamente il primo trasporto dei tanti che farò, ma non le registrerò perché vi assicuro è dannatamente noioso. Quindi vi farò vedere il primo trasporto dove le impilerò e dopo ovviamente ci vedremo da un'altra parte. Quindi adesso andiamo a casa a dormire. E dormiamo con le ore che ci servono per svegliarci col chiaro alla mattina. Ma sì, ma prendiamo anche una scorciatoia che tanto chi se ne frega. Tanto il terreno è mio, faccio quello che voglio. E scendiamo nel nostro amato John Deere, diamo da mangiare al nostro cagnolino, anche se è bacato dentro in casa non so perché, e dormiamo quelle ore che ci servono. Buongiorno gente, sono le 7:30 del mattino, quindi adesso andremo a prendere il nostro rimorchio che ho comprato in precedenza al negozio con il nostro John Deere e quindi ci vediamo di là. Siamo giunti al negozio, come vedete qua ci sono un po' di implementi che ci serviranno nei prossimi video che ho già acquistato così almeno non mi tocca star lì a ricercarli. Noi prendiamo il nostro rimorchio da carico automatico per le balle di fieno e andiamo, ovviamente accendiamo i lampeggianti come il regolamento stradale dice, e andiamo al nostro campo e vi farò vedere il primo trasporto, cioè sarà l'unico trasporto diciamo registrato di questo video per non star lì a annoiarvi come vi ho detto prima. Quindi facciamo il trasporto e praticamente lo andiamo a portare dove ci sei, cioè dove abbiamo i nostri la nostra zona degli allevamenti. Ovviamente tirerò su balle così a caso, ce ne stanno, mi sembra sembra 16 di balle di fieno, non mi ricordo, mi sembra 16 però. E quindi siccome sono già impilate, sono già anche comode più avanti da prendere con le forche e io ve lo straconsiglio perché quelle rotonde sì sono più belle, però il lavoro è nettamente più lungo per il trasporto, la sistemazione e tutto il resto. Quindi andiamo in modalità operativa, quindi come vedete è partito il caricamento e iniziamo a raccogliere le 16 balle di fieno che il nostro remoto può trasportare.
di paglia ne va veramente tanta, ma tanta, più ne fate meglio è, così almeno non vi tocca star lì a comprarla, che poi dovete trasportarla e tutte mega balle che vengono di seguito. Quindi di paglia cercate di fare più campi possibile perché vi conviene. Abbiamo caricato completamente il rimorchio, passiamo in modalità di trasporto e ci rechiamo alla nostra zona degli allevamenti. Quindi vi dicevo, la paglia ne va veramente tanta, sembra tanta, ma solo per ricoprire il pavimento ne va veramente, ma veramente tanta. Andranno circa, penso, 6 o 7 balloni solo per ricoprire il pavimento. Ovviamente nel video dedicato appunto alla partenza, quindi che ho comprato il bestiame, che inizio inizio a driftare con le trattore qua, non andiamo bene. E vi dicevo, alimentare le nostre mucche, quindi vi farò vedere le quantità giuste e tutto il resto quello che serve. È passato anche il treno, così almeno per sfiga che passiamo sui binari ci viene addosso, ed eccoci qua. Come vedete, chi è più attento di voi ha già visto il capannone in fondo, ve lo farò vedere dopo. E quindi incominciamo a sistemare le nostre valle. Comunque il capannone principale è questo qua, e quindi noi adesso cerchiamo di sistemare il meglio possibile i nostri balloni per tenerli bene in ordine. Più in ordine sono, più esteticamente esce bella come cosa. Quindi cerchiamo di, ovviamente devono stare a tetto. Magari iniziamo lo scaricamento, se me lo lascia fare, né, perché magari è troppo basso e non mi fa fare nulla. Non dovrebbe crearmi problemi in teoria. Quindi andiamo un attimo indietro, magari siamo sotto tetto, sì, e confermiamo lo scarico balle con Y. Ok, andiamo avanti pian pianino senza fare ulteriori danni. Come vedete traballano un attimino, potrebbe essere scomodo, quindi cercate di stare appena appena staccati dai pilastri, perché il trasportatore davanti potrà, successivamente nel video, magari andando appena appena più avanti, siccome saranno, aspetta che chiudo un attimo il rimorchio, così almeno vi faccio vedere bene la disposizione che farò. Ok, va bene, tanto si chiude da sola. Quindi metà capannone, quindi la parte sinistra sarà dedicato alla paglia, mentre la parte destra sarà per l'ultimo alimento che ci servirà, che presenterò nel prossimo video, che è l'erba, che la taglierò, la volterò e ci servirà l'erba essiccata per fare la razione mista. Quindi questa è la disposizione dei balloni sotto il capannone, e come vi dicevo, questo qui è, diciamo, l'aggiunta che ho fatto io, che appunto è il capannone con dentro i mezzi, diciamo, che uso di meno per ora. Ovviamente ci sono mezzi che abbiamo usato, che useremo più avanti, e quindi questo per oggi è tutto. Ovviamente iscrivetevi al canale se non l'avete già fatto, mettete la spunta sulla campanella, così almeno non vi perdete nessun video. E quindi vi lascio e ci vediamo nel prossimo video. Ciao!